Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, riprova del Pixel 8 Pro. Mi avete rimproverato giustamente, già disponibile un video sul canale che comunque vi invito ad andare a guardare, ma non avevo aggiornato l'app e quindi non avevo accesso alla modalità Pro, ma soprattutto ai 50 megapixel. Quindi è giusto riprovare i RAW di questo Pixel 8 Pro, ma ho pensato a questo punto facciamo un confronto, quantomeno sul sensore principale, ma ci guardiamo anche i secondari, a 50 megapixel con altri smartphone che consentono di arrivare a questa risoluzione in RAW. E ho pensato ad iPhone 15 Pro Max, nel mio caso ovviamente, e Xiaomi 13 Ultra. Inoltre Pixel 8 Pro mi sembra sia l'unico, o comunque uno tra i pochissimi, ad arrivare a 50 megapixel anche in RAW sui sensori secondari. Come sempre io ringrazio Nando75 per avermi messo a disposizione Pixel 8 Pro. Nando è un punto di riferimento su Roma per il ritiro e la rivendita dell'usato. Ragazzi, vi lascio il link in descrizione, è il primo link che trovate del suo canale Telegram, c'è tutta la vetrina, lo trovate dal vivo qui su Roma presso il negozio Phone Hero, oppure con spedizione e ritiro da e su tutta Italia. Detto ciò, andrei subito al sodo a vedermi i file. Ho provato, ho visto la modalità Pro di questo Pixel, diciamo che è bene che l'abbiano inserita in un modello che comunque punta così tanto in realtà sul software, sull'intelligenza artificiale, sul file pronto, sul punta e scatta, su un'altra tipologia di approccio con tanta personalità, un approccio fotografico particolare. Bene che abbiano, diciamo, aperto le possibilità anche a chi vuole scattare in Pro. È una modalità Pro sempre un po' strana, un po' particolare, non è proprio immediatissima, secondo me, nel suo utilizzo, con le funzioni che devi andare un po' a scoprire, nel menu non ce le hai subito disponibili, piccolezze che però, insomma, secondo me dicono molto. Possibilità appunto di scattare in 50 megapixel su tutti i sensori. Vi ho lasciato intanto qui intorno, le varie differenze tra i sensori di questi tre smartphone. Una piccola nota prima di andare sui file: in effetti, io cerco sempre un po' di raccontarvi anche l'experience d'uso per strada, vado in giro a fare scatti street e quant'altro. Non l'ho potuto fare con questo Pixel 8 Pro, purtroppo non ho il tempo di farlo con tutti i modelli, ma come sempre vi segnalo, a livello di reattività, sì, c'è l'accesso alla camera rapido tramite il doppio clic, quindi quella roba lì ormai ce l'hanno tutti gli Android. A 50 megapixel, ragazzi, lo scatto è lentissimissimo, anche perché scatta in questa modalità Ultra HDR, che non ho capito se si può disabilitare oppure no. Comunque io ho scelto di lasciarla attiva perché sono sempre un pochettino Ultra HDR, Ultra RAW, Super RAW e quant'altro, risposte al formato Apple Pro RAW. Io le interpreto un po' così, ovvero a questo tentativo di avere dei file, anche in RAW, già abbastanza livellati, un po' come se fosse un HDR a livello di esposizione, recupero sulle alte luci, sulle ombre, eccetera. Un vero e proprio HDR, tant'è vero che Lightroom riconosce proprio il profilo Google Pixel, o come succede con Apple Pro RAW. E adesso andiamo a vedere che cosa succede a questi file scattando in questa modalità. Eccoci qui, allora vi lascio sempre Pixel a sinistra, ok? E iPhone o Xiaomi a destra. Vedete qui in basso trovate sempre le specifiche della camera e del modello con cui stiamo scattando, che stiamo visualizzando. Forse ho fatto una sciocchezza con Xiaomi, non ho scattato in Ultra RAW in realtà, però proviamo a livellare il file eventualmente manualmente, perché chiaramente c'è un effetto HDR molto meno presente rispetto al Pixel e ad iPhone, ovvero ad Apple Pro RAW e al profilo Pixel. Detto ciò, Pixel a sinistra, camera principale 24 mm per entrambi in questo caso. Questa è la resa sul quadro totale. Andiamo a vedere, avvicinandoci, quello che vi posso già anticipare sul Pixel, ragazzi, è che gli scatti anche a 50 megapixel hanno, un po' come avevamo constatato sul confronto a 12 del vecchio video, una morbidezza veramente clamorosa e eccessiva. Non vi saprei dire, dovremmo lavorarci su, se dovuta a una qualità delle lenti che forse è davvero abbastanza sotto la media rispetto ai concorrenti. L'HDR lavora molto bene, secondo me è resa naturalissima, ci dà uno scatto che già è ancora più equilibrato di quello di iPhone. Guardate come ad esempio qui iPhone si è mangiato questi dettagli che possiamo andare a tirar fuori, e sicuramente possiamo anche qui, andiamoci a vedere anche sul Pixel, ecco,
vengono fuori ancora delle cose, c'è del margine su entrambi, ma di base ecco questo profilo ultra HDR non mi dispiace, nel senso che un po' come leggevo, come dichiarava Google, non è eccessivo, la resa è comunque naturale. Siamo in una giornata, e mi spiace ragazzi, ho potuto fare solo questi scatti con una luce incredibilmente diffusa. Ho volutamente comunque lasciato il cielo in campo rispetto a una situazione un po' più sottotono dove stavo io qui. Si è comportato benissimo, entrambe le rese sono molto naturali. La nitidezza, la risolvenza della lente del Pixel è veramente troppo troppo bassa. Adesso provo proprio ad esagerare, non mi sembra ad occhio che cambi granché da quello che abbiamo visto a 12 megapixel. Poi magari adesso provo a calcarci tantissimo con la nitidezza di Lightroom, provo a sparo a 1000, ripropongo il confronto. Sì, migliora un po' la situazione, adesso ho fatto una cosa veramente grossolana, esce qualche artefatto, è normale, ma secondo me si vede che c'è un problema legato alla lente, che è di qualità secondo me inferiore a livello di risolvenza. Ripristinata la nitidezza, andiamo a vedere ad esempio qui sul dettaglio della scatoletta dei DJI Mic che DJI mi ha gentilmente inviato oggi, a livello di artefatti, perché è una situazione dove vagamente si potrebbero presentare, e infatti vedete questo è sempre legato alla qualità della lente, oltre a essere molto più morbida la resa, si nota sui bordi di questa scatola bianca e lucida, perché c'è ancora la pellicola, si notano una serie di artefatti sia sul magenta che sul verdastro. Insomma, vediamo rispetto allo Xiaomi, come vi dicevo non ho lavorato in ultra raw, quindi balza subito all'occhio questa cosa. Allino un attimo il tutto a livello di dettaglio, insomma, se con l'iPhone è andata in quel modo lì, chiaramente con lo Xiaomi non c'è paragone. Qui la qualità delle lenti e dell'hardware, ragazzi, è superiore, emerge, e comunque con una resa naturale, non con una nitidezza elettronica che va un po' ad impastarci l'immagine, a renderla molto digitale e quant'altro. Andiamo a vedere anche a livello di artefatti sulla scatolina, come abbiamo visto prima, palesemente, spero che da YouTube questa cosa si noti, insomma, ma dal vivo vi dico che è abbastanza evidente. E notiamo che anche qui c'è una presenza di artefatti anche sullo Xiaomi, ma è molto più lieve. Questa è la resa totale, ve la lascio un attimo. Pixel a sinistra, Xiaomi a destra. Vi rimetto al volo adesso anche iPhone, così vedete un passaggio. Vediamo sull'ultra wide, iniziamo a vedere se emergono differenze laddove iPhone e Xiaomi non riescono a raggiungere 50 megapixel. Anche qui rese abbastanza simili a livello di contrasto, di recuperi sulle ombre, sulle alte luci, di un pochettino tutta la gestione dell'HDR dell'immagine, se vogliamo. Balza subito all'occhio che è morbidissima l'immagine del Pixel, avevo pochi dubbi onestamente. Però ecco, ad esempio, che è uno dei punti deboli di iPhone, l'ultra wide, qui iPhone va a calcare parecchio la mano con la nitidezza elettronica, con cercare di recuperare un po' l'immagine tramite software per ovviare a dei limiti hardware. Ora voglio fare un esperimento e vedere se, partendo da questa ipermorbidezza esageratissima di Pixel, vediamo se calcando la mano appunto con Lightroom sul file del Pixel magari otteniamo una resa comunque abbastanza nitida, ma meno artificiale di quella che ci propone iPhone. E effettivamente vi devo dire che fra questi due file, considerando che il Pixel ora l'ho lavorato in maniera iper grossolana, forse guardandoli così preferisco il file del Pixel sulla ultra wide. Tutto sommato, se devo scegliere tra due soluzioni, preferisco che il software intervenga il meno possibile, come avviene comunque qui sul Pixel a livello di nitidezza, poi me la vado ad aggiustare io in post produzione, che non avere un file dove il software ha calcato la mano e da lì non torno praticamente più indietro su certi limiti, su certe texture che si impastano. Ormai il danno è fatto. Andiamo sullo Xiaomi, anche qui l'ultra wide comunque è parecchio limitata, e questa cosa secondo me si vede, è andata proprio in sofferenza. Se vado a recuperare le ombre, esce proprio del rumore in questo caso. La resa è abbastanza morbida, sempre bella a livello di colori, quello che succede su
sui file RAW dello Xiaomi, però anche qui secondo me non un risultato fantastico. Consideriamo che lo scatto è fatto in condizioni abbastanza ottimali per uno smartphone, c'è una luce morbidissima ma una buona quantità di luce, lavorano a ISO bassissimi infatti. Sull'ultra wide secondo me tra i 50 megapixel, dove comunque le informazioni bene o male ci sono, è un file su cui il software, al di là del profilo dell'HDR, poi non va ad intervenire in maniera così invasiva, ho ottenuto forse il risultato migliore. A intuito, se dovessi iniziare a lavorarci, probabilmente sul Pixel riuscirei a ottenere una resa più buona nel compromesso tra nitidezza e pulizia d'immagine. Vedete, ad esempio, ecco, RAW classico di Xiaomi, devo andare a recuperare le luci, le recupero perché sappiamo che sull'Ultra i recuperi sono pazzeschi, però ecco, vedete come qui ha già fatto tutto il software, ma l'ha fatto in maniera veramente molto bella e naturale, quindi ripeto, ultra wide che mi convince. Terza e ultima camera che condividono, camera 5x, siamo intorno quindi ai 120 mm più o meno, 125, andiamo a mettere sempre Pixel a sinistra, iPhone a destra. Anche qui balza subito all'occhio la resa molto morbida del Pixel, anche a livello di colori qui c'è qualcosa che non mi convince sull'incarnato. Pixel di base ha una resa un po' più fredda rispetto agli altri due, ma qui secondo me ha fatto un po' un pastrocchio sulla 5x. Se guardo la mia felpa, proprio le sfumature anche sul mio volto, c'è qualcosa che non mi convince, che non so se da YouTube emerge. Siamo a 50 megapixel, sull'iPhone siamo a 12, comunque a causa sempre della lente abbiamo un file veramente morbidissimo, con un dettaglio abbastanza basso, un po' a fondo di bottiglia, nel senso che c'è anche un po' quell'alone tutto attorno all'immagine, alle alte luci e quant'altro, quindi proprio quell'effetto un po' da lente vintage non proprio bellissima. iPhone calca sempre un po' la mano sulle secondarie con la nitidezza elettronica, secondo me si vede, si sente questa cosa. Qui il file non è pulito, non so come dirvi. Vediamo rispetto allo Xiaomi. Allora, subito si perde un po' quell'effetto elettronico dell'immagine di iPhone. È un'immagine, sì, è sporca, un po' rumorosa. Facciamo anche qui l'esperimento, però, come abbiamo fatto sull'ultra wide, seppur qui iPhone e Xiaomi non presentano una situazione critica come sull'ultra wide, ma lavorano comunque molto bene. Ma andiamo a vedere se il Pixel riesce ad allinearsi aumentando un pochettino, lavorando un pochettino su Lightroom. Cerco di levare quell'effetto, ma veramente in maniera grossolana, cerco di levare un po' quell'alone, così, proprio in maniera tanto grossolana. Si allinea un pochettino, esce fuori il dettaglio in realtà, ragazzi, e non va ad impastarsi troppo l'immagine, non va a creare artefatti di chissà cosa, anzi, molto pulito il file, molto pulito. Quando ci vado a lavorare, quei megapixel in più si sentono, la differenza diventa abbastanza tangibile. Ribadisco, qui a livello di colorimetria non lo so, c'è qualcosa che non funziona secondo me sull'incarnato. Adesso sono andato a ripulire un attimo anche il file dello Xiaomi e vedete, ecco, due rese molto molto naturali, la differenza di megapixel esce e come. Quindi allora riflettiamo: un file RAW che si presenta morbidissimo, veramente in maniera estrema, evita qualsiasi tipo di intervento possibile, artefatto, forse questa cosa aiuta a gestire al meglio i 50 megapixel, e nel momento in cui ci lavoro guardate come il file questi megapixel in più me li tira fuori, si vedono, si percepiscono e non va a creare particolari artefatti. Il programma lavora molto bene su questo file e su questo profilo. Vai a capire, vi lascio valutare. Vi rimetto iPhone adesso che ho, diciamo, allineato il Pixel a livello di dettaglio. iPhone rimane quello un po' più con sta resa un po' più digitale, strana. Vi rimetto lo Xiaomi, anche lui un po' allineato, un po' ripulito. Ve li metto tutti e tre. Vi metto anche tutti e tre le ultra wide, così le valutate.
con il pixel allineato, diciamo, lavorato in qualche modo per diminuire quell'effetto iniziale che ha il file un po' da fondo di bottiglia, appunto. Vediamoci un'altra situazione col teleobiettivo, ma il risultato sarà molto simile, immagino. Sul teleobiettivo vi ribadisco che a livello di colori va, è molto sul magenta, freddognola, l'immagine mi convince molto poco. Sta a sinistra, ovviamente, iPhone a destra. Dettaglio quasi totalmente assente qui sul Pixel. Sfocato meglio di iPhone, mi sembra, occhio e croce. HDR lavora bene su entrambi, su quello credo siano i due smartphone un po' di riferimento, e non fatico a credere che sul punta e scatta in JPEG questo Pixel sia la risposta vera di Android ad iPhone in termini di affidabilità. Facciamo quel giochino di provare ad allineare il file del Pixel. Vediamo come il dettaglio esce anche in maniera piacevole, come abbiamo visto precedentemente sull'altro esempio. Vediamo rispetto allo Xiaomi. Ecco, direi che questo parla. La resa più naturale dello Xiaomi rispetto ad iPhone, iper dettagliato, la lente che lavora benissimo. Stessa cosa si può dire del Pixel, ma ho dovuto lavorarci sopra. A livello di sfocato è quello che, ma se la giocano, fa un po' meglio forse. Sì, è un po' più piacevole forse lo sfocato dello Xiaomi, sempre un profilo colore molto naturale, molto, insomma, nel complesso rimane secondo me un po' il punto di riferimento, ma mi piace nel momento in cui abbiamo questo approccio, quello che affrontiamo un po' sul canale, di scattare in RAW per mettere i file su Lightroom e lavorarci, sapere che posso scattare a 50 megapixel, lavorandoci, tirare fuori le robe interessanti. Adesso non ci ho lavorato, insomma, ho toccato due parametri al volo. Non è male, mantiene, diciamo, alto l'interesse, secondo me, per questo Pixel, anche per un approccio pro. Allora, magari vi faccio scorrere ancora qualche risultato con il Pixel sempre allineato, diciamo, agli altri due. E intanto, conclusioni. L'apertura verso il mondo pro di Google secondo me è interessante. Ci sono delle sbavature, questi file non riesco ancora bene a capire come mai di primo impatto escano così tanto morbidi e privi di dettaglio, un dettaglio che in realtà poi c'è, è presente, nel momento in cui vado a lavorarci riesco a tirarlo fuori in maniera molto piacevole con una resa molto naturale, quindi non riesco bene a comprendere se la lente in realtà lavora bene, ci sono problemi software o viceversa. Su questo aiutatemi voi, perché i risultati, ragazzi, parlano molto bene. Profilo Ultra HDR, che è un po' la risposta all'Apple Pro RAW, che è un po' una controparte sempre dell'Ultra RAW di Xiaomi, che lavora molto molto bene, bellissima lettura. Erano scenari abbastanza facili, c'è da dire, ma a occhio e croce mi sembra una buona risposta a le ottime cose che fa l'HDR su iPhone. C'è da dire che sia su Google che su iPhone è un po' un'arma a doppio taglio averli e non poterli disattivare, perché abbiamo visto ad esempio nel video di iPhone 15 Pro Max a Tenerife, cioè il video confronto con lo Xiaomi 13 Ultra, lo trovate qui sul canale, che a volte questi profili dove appunto si sovrappongono vari RAW per ottenere subito una gamma dinamica massima, diciamo, col file semi pronto sotto questo punto di vista, a volte forti contrasti, forti controluce, quello che vi pare, sbottano. E se c'è un errore di lettura, un'apertura troppo forte sul soggetto, tutta una serie di cose che possono succedere, poi in post produzione difficilmente recuperate quella resa bruttarella. Per questo preferisco con lo Xiaomi ad esempio scattare in RAW normale, mi piace il fatto che mi faccia scegliere. L'interfaccia secondo me è un po' da rivedere, l'interfaccia Pro non mi ha fatto impazzire, lentissimo a scattare a 50 megapixel, veramente troppo lento, inutilizzabile in tantissime situazioni. Vedremo come si evolverà tutto ciò nel mondo Google, che sempre più sta prendendo spazio in questo mercato. Spero che questo confronto sia stato utile, come sempre. Se vi piacciono queste tipologie di confronti, se vi piacciono i miei contenuti, vi ricordo che gratuitamente potete mettere like al canale, seguirlo, commentare, vi rispondo sempre. Confrontiamoci, specialmente in questa situazione un po' particolare di questi scatti del Pixel. Potete seguirmi anche su Instagram e su TikTok, trovate un po' di tutorial, di tips sul mondo della smartphone photography, del filmmaking da smartphone. E vi ricordo che sul sito www.vincenzodecaro.com trovate non solo i miei preset Lightroom dedicati agli scatti da smartphone, ma adesso anche delle LUT
per il mondo video dedicate ad iPhone e dedicate a Xiaomi. Studiate su misura per le modalità log e non solo di questi due brand, datemi un'occhiata, perché se avete speso un po' di soldini per un top di gamma di Xiaomi o di iPhone, con un paio di click riuscirete a sfruttare al meglio la resa video e ne vale la pena. Vi lascio il link in descrizione. Per questo video è tutto e come sempre noi ci vediamo alla prossima.